Ciao ragazzi, io sono Ukanos e oggi vedremo insieme la storia di Diallos e il vaso bambino. Ma prima di cominciare voglio ringraziare tutti coloro che mi lasciano sempre un bel pollicione e si iscrivono al canale. E se tu stai guardando questo video e ti sta piacendo, fammelo sapere almeno nei commenti. E se siete pronti, cominciamo! Come sempre vi dirò cosa otterremo alla fine di questa quest. Per cominciare avremo la frusta, petalo degli Oslow e l'elmo degli Oslow. Questi due equipaggiamenti, oltre ad essere molto belli, racconteranno in breve la storia della casa Oslow. Un altro oggetto che sbloccheremo e potrà esserci utile in alcune occasioni è il talismano Vaso Compagno. Per poter ottenere questo cimelio, dovremo aver finito precedentemente la quest di Alexander, perché quest'ultimo in fin di vita ci donerà le viscere di Alexander. Ed ora che ho fatto queste piccole premesse molto importanti, cominciamo con la nostra storia. Il nostro primo incontro con Diallos sarà la Tavola Rotonda. Lui ci racconterà di aver perso di vista la sua serva Lania, chiedendoci di avvisarlo nel caso dovessimo trovarla. Ora teletrasportiamoci in questo punto esatto di Liurnia. Lì vedremo Diallos distrutto per la morte di Lania, la quale è stata massacrata di botte da un'organizzazione segreta. Ad un certo punto, parlandoci, ci dirà di dirgli tutto ciò che sappiamo su questa fantomatica organizzazione. Ora lasciamolo nel suo dolore e teletrasportiamoci nuovamente alla Tavola Rotonda. Ora parleremo nuovamente con Diallos, che ci darà nuove notizie sull'accaduto, dicendoci che i farabutti nonostante tutto gli hanno proposto un'alleanza, la quale ha deciso di accettare per conoscere il covo dei dissidenti. Per incontrare nuovamente Diallos dovremo dirigerci a Villa Vulcano. Ed una volta arrivati andate a parlare immediatamente con Lady Tanith. Lei ci inviterà ad unirci alla causa di Villa Vulcano e dopo che avremo accettato ci regalerà la chiave della sala. Ed ora che avremo ottenuto la chiave della sala, dovremo dirigerci sulla seconda porta a sinistra. Ed una volta entrati vedremo vari NPC come Raya e Bernal, ma in fondo, nell'oscurità, ci sarà il nostro amico Diallos, con il quale andremo a parlare. A quanto pare avrà cambiato idea sulla sua vendetta, perché Tanith è stato bravo a persuaderlo facendogli vedere un pelo di fica. Quindi ora lasciamolo perdere. Da questo momento in poi ci basterà raccogliere due missive da Villa Vulcano per poter procedere con la quest di Diallos. Ed ogni volta che le raccoglieremo, un segno rosso apparirà nella nostra mappa. Nella prima lettera ci verrà richiesto di uccidere Istvan, che si trova in questa zona della mappa, mentre nella seconda lettera dovremo uccidere Ryleg. Ricordatevi ogni volta di tornare da Lady Tanith per raccogliere i corrispettivi premi. Nel primo caso riceveremo l'incantesimo proiettile magmatico, mentre la ricompensa della nostra seconda missione sarà la lama osso di serpente. Dopo aver completato la seconda missione, ricaricate il gioco e tornate nella sala dove si incontrava Diallos. Ora esaurite tutti i dialoghi con lui, per poi ricaricare il gioco un'altra volta e parlateci nuovamente, così da essere sicuri di aver completato tutti i dialoghi. Ora dovremo andare a Vasburgo. Per raggiungere questa zona però dovremo partire dalla capanna dell'artista a Liurnia. Ed ora seguite questo breve percorso che vi sto per far vedere fino a raggiungere il ciglio di una montagna nella quale ci saranno incastonate delle pietre tombali che useremo come appiglio per scendere. Ed ora scendiamo fino ad arrivare al punto di grazia. Ora andremo a parlare col vaso bambino. A quanto pare lui è alla ricerca di un ceramista e quindi ci chiederà se siamo dei ceramisti o meno. Date la vostra risposta. Nel mio caso ho scelto che sono un ceramista, anche se alla fine mi ha scoperto che sono un falegname perché faccio tante seghe. Ed una volta finiti i dialoghi col piccolo vaso, faremo un viaggio rapido in modo da simulare il passaggio del tempo, per poi tornare nuovamente a parlarci. Può essere che non vi parli immediatamente di Diallos e quindi dovremo ripetere il procedimento del viaggio rapido per 2 o 3 volte. Finché finalmente ci dirà che c'è un nuovo ceramista nel villaggio. Ragazzi, sta parlando di Diallos, il quale avrà le mani lisce come la seta. A quel Diallos piace toccare i vasi bambini. Quindi ora andremo a parlare con il nostro molestatore di vasi bambini, che si trova in una piccola capanna più avanti. Ed una volta che l'avremo incontrato, parlateci e assicuratevi di aver finito tutti i dialoghi. Dopodiché fate dei viaggi rapidi 2 o 3 volte, riposate nel luogo di grazia, finché non vedrete che i poveri vasi che prima giravano liberamente sono stati distrutti. Quindi ora addentriamoci dentro il villaggio finché non troviamo il piccolo vaso bambino, che ci racconterà di come Diallos ha affrontato i bracconieri. Poi dirigiamoci da Diallos, che lo troveremo moribondo un po' più avanti. Diallos, esalando i suoi ultimi respiri, ci chiederà se alla fine è riuscito a salvare i vasi o è stato tutto inutile.
Quindi date ora la risposta a Diallos che vi sembra più opportuna. Dopodiché ricarichiamo il gioco nuovamente. Ritornando da Diallos ancora, vedremo che di fianco avrà il piccolo vaso bambino che a quanto pare lo sta inglobando nel suo corpo. Parlateci e lui ci dirà che vuole diventare il genere di guerriero che era Diallos. Ora ricaricate nuovamente il gioco e vedremo che Diallos sarà sparito, lasciandoci la frusta petalo degli Hollow e la maschera di Diallos. Ora dirigetevi al punto di grazia nuovamente per poi parlare col vaso bambino. A questo punto vi dirà che vuole intraprendere la strada dei campioni come suo zio Alexander. Quindi se avete completato la quest di Alexander, nel vostro inventario avrete l'interiore di Alexander da consegnare al vaso bambino. E lui tutto contento ci racconterà che ora che è all'interiore di suo zio diventerà un vaso guerriero formidabile. L'ultimo step sarà quello di ricaricare il gioco nuovamente per poi dirigersi nella postazione del vaso bambino e raccogliere il talismano vaso compagno. Questo talismano ci permetterà di aumentare la potenza d'attacco dei vasi da lancio. E questo è tutto da parte mia, spero che la storia vi sia piaciuta. Io sono Ukanos e alla prossima, ciao!